minuti. Ieri per l'Abruzzo è stata una giornata importantissima e bellissima. C'erano circa 60.000 persone ieri pomeriggio a Lanciano a manifestare contro la costruzione di un ecomostro nel nostro Adriatico. Noi siamo andati, noi, questa lista, Guardia Grigia del Bene in Comune, con il candidato sindaco Simone Dal Pozzo, ieri pomeriggio era presente per dire no ad Ombrina. Era presente con gli altri sindaci del territorio, dell'Abruzzo e non solo, per difendere il nostro territorio, per difendere la nostra terra, il nostro male, le nostre eccellenze, e l'abbiamo fatto convintamente, come l'abbiamo fatto da 2 anni a questa parte, e come difendiamo tutte le tematiche importanti per i cittadini e per la nostra terra. Oltre agli abruzzesi erano presenti delegazioni che venivano da tutta l'Italia. C'era ad esempio il parroco di Caiano, Don Marcello Petricello, che difende costantemente da una vita la legalità e il diritto alla salute, come fa Simone oramai da 5 anni, ed è l'unico che difende il tema del diritto alla salute pubblica per i cittadini guardiesi e per l'Abruzzo tutto e non solo. I nostri candidati, come li vedete qui stamattina e che avete conosciuto durante gli ultimi incontri, sono dei ragazzi che si sono sempre impegnati attivamente per le tematiche importanti per il nostro paese. C'è ad esempio Inca, che conoscete perfettamente per le sue battaglie per la difesa dell'ambiente e del territorio, si è battuta costantemente contro la centrale a biomasse e non solo. C'è Ugo Dorante, che è un maresciallo dei carabinieri, che è laureato in scienze giuridiche per gli operatori giudiziari, una persona che ha sempre difeso il suo territorio, ha sempre rappresentato i cittadini costantemente con la sua professionalità. E c'è Amedeo Dell'Osa, che è un ingegnere meccanico, lavora in una delle più grandi multinazionali nella Val di Sangro, ed è soprattutto un ragazzo che ha rappresentato la sua contrada perfettamente, tant'è che è stato presidente del circolo Arci di Caporosso e svolgendo anche diverse funzioni all'interno della sua associazione. Come potete vedere, questi ragazzi tutti, a partire da Simone, sono persone che ci sono sempre state per Guardia Grele, c'erano ieri, ci sono oggi durante questa campagna elettorale e ci saranno domani, indipendentemente da tutto. Per questo, questa è una settimana importantissima, perché siamo al giro di boa. Vi invito a votarci, a sostenerci, a rappresentare, a farvi rappresentare da questa lista, a votare, a esprimere una preferenza per uno di questi ragazzi, perché votare uno di questi ragazzi significa votare per voi stessi e perché l'Abruzzo forte e gentile siamo noi. Buongiorno a tutti. Allora, grazie alla presentazione di Francesca, come sono Amedeo Dell'Osa. Allora, parto da perché sono qui. Questo è molto importante, sono nuovo in quest'ambito, però il perché sono qui è molto importante. Sono qui perché sono nato e cresciuto a Guardia Grele ed ho sentito come venire dal dentro l'esigenza di mettermi in gioco e ridare a Guardia Grele quello che mi ha dato in questi anni e dare il mio contributo derivante dalla mia professionalità, dalle mie esperienze pregresse, e di dare un contributo a Guardia Grele per cambiare veramente. Perciò, dato che sono nuovo, vorrei prendermi la libertà di parlare del futuro, della nostra idea di futuro, quella che abbiamo noi, questo gruppo, su questo palco, ma anche tra di voi. Ecco, vorrei parlare appunto di questo, perché abbiamo un'idea precisa per il futuro di Guardia Grele, la vogliamo portare avanti. E questa idea non è nata, non è stata creata ad hoc per giusto questa occasione, per queste votazioni, è partita da molto lontano, è nata anni fa, è stata concretizzata mesi fa e l'abbiamo portata in giro per Guardia Grele.
futuro, della nostra idea di futuro per Guardia Grele. Questa nostra idea l'abbiamo portata in giro per Guardia Grele, nelle contrade, nelle associazioni, e c'è stato un ottimo scambio, perché abbiamo potuto capire e capire meglio le necessità e le sensibilità delle persone rispetto alle cose da fare. Da questo è nato il nostro programma, è nato da questa esperienza, è stato integrato da questa esperienza. Di tutto il programma abbiamo a mio avviso due concetti fondamentali: il primo è la trasparenza e la partecipazione nell'amministrazione comunale, e il secondo concetto è quello dell'attenzione alle persone. Per quanto riguarda la trasparenza, vogliamo cambiare pagina, vogliamo aprire il comune. Lo faremo innanzitutto portando il consiglio comunale all'esterno della sede comunale, la porteremo nelle contrade, nelle associazioni, per permettere per questo avvicinamento tra le persone e l'amministrazione comunale. E insieme a questo faremo anche una rendicontazione delle attività, anche rendicontazione economica, per essere chiari, per far vedere cosa faremo, cosa vogliamo fare, cosa faremo e come lo faremo. E questo sarà la base della nostra attività. Abbiamo l'attenzione alle persone. L'attenzione alle persone, un esempio di questa attenzione è quella del piano neve e piano emergenze. Adesso c'è quello che c'è, abbiamo visto anche quest'inverno cosa ci ha comportato il nostro non piano neve. Noi lo vogliamo strutturare, partiremo dalla mappatura delle esigenze delle persone, per sapere dove sono le persone con problemi fisici, gli anziani, i neonati. Dopodiché coinvolgeremo Protezione Civile, Croce Rossa, volontari e tutti quelli che in caso di emergenza possono dare un aiuto. Dopodiché strutturiamo il tutto. Dobbiamo definire chi farà che cosa, quando e dove, per essere i più pronti possibili, per essere veramente pronti in caso di un'emergenza, perché l'emergenza, lo sappiamo, non ci viene a bussare alla porta per chiederci di entrare, quindi dobbiamo essere veramente pronti. Un altro punto che pensiamo sia veramente importante per lo sviluppo di Guardia Grele, per questo futuro di cui abbiamo un progetto, un'idea da portare avanti, è quello del turismo. Abbiamo il Duomo, a 50 metri verso il piano abbiamo un'altra chiesa 1700, sono patrimoni molto importanti che dobbiamo sfruttare, dobbiamo dare respiro a questi nostri patrimoni che abbiamo. Di là abbiamo una vista eccezionale, la montagna, però tutti questi patrimoni che abbiamo non sono, a nostro avviso, resi fruibili per persone che vengono da fuori, per turisti. Il turista non è nemmeno accompagnato, non gli viene data informazione. Noi vogliamo riproporre questo, portare la Guardia Grele da visitare su internet, utilizzare anche altri canali per farla conoscere, così che possiamo ricevere e accogliere turisti e persone che vogliono scoprire questo nostro bel paese. E questo faremo anche potenziando e supportando le attività economiche. Le attività economiche devono essere supportate in questo, soprattutto quelle che saranno nel futuro. Sulle attività, soprattutto le attività ricreative legate alla montagna, allo sport, all'artigianato e all'agricoltura, se sviluppiamo questi campi possiamo veramente fare un salto verso il futuro, verso un futuro migliore. Tutte queste cose che vi ho descritto sono tutte piccole cose, è un po' la nostra politica, quella del partire dal basso, partire dalle fondamenta delle cose, ristrutturarle
e poi andare più in alto. Se non facciamo questo, se pensiamo già alle cose da fare in alto, al campanile, senza ristrutturare le fondamenta della chiesa, allora avremo problemi o nella condizione più fortunata rimarremo così come siamo. Questo è quello che vogliamo fare, mettiamo il cuore nelle nostre attività, mettiamo la testa, è quello che ci contraddistingue il rinnovamento. Porteremo il rinnovamento nell'età, questo è il gruppo, ma soprattutto nel metodo, nella progettualità. Cambierà veramente. Grazie. Allora, mi ripresento per chi non mi conosce, sono Uca Dorante, sono nato e cresciuto a Guardia Grele, vivo a San Leonardo e lavoro come maresciallo dei carabinieri presso la stazione di Rapino in qualità di vicecomandante. Perdonatemi se mi aiuto con degli appunti, ma non ho mai avuto occasione di parlare davanti a tante persone e non vorrei essere tradito dall'emozione, anche perché le cose da dire sono importanti, sono tante e il tempo ovviamente è stretto. Allora, nel corso di questa campagna elettorale è quasi un mese che parlo con la gente di Guardia Grele e delle sue contrade, a cui mi rivolgo chiedendo di avere coraggio e di avviare insieme a noi una rivoluzione dal basso, fatta dall'unico cambiamento possibile. Un metodo che prevede impegno, responsabilità, competenza e partecipazione. Grazie al mio lavoro ho imparato a crescere, a conoscere, a comprendere quali siano le necessità della gente e come cercare di dare le giuste risposte alle loro richieste. E ho anche imparato a gestire la cosa pubblica, come uffici, personale, mezzi, attrezzature, anche specialistiche, in modo efficiente. Purtroppo coloro che gestiscono queste risorse non sempre sono in grado di farlo adeguatamente, per incapacità, incompetenza, per scarsa motivazione nell'adempimento di un ruolo che forse ricoprono non per merito ma per raccomandazioni. La mia esperienza potrà essere impiegata anche per contrastare, in collaborazione con le forze dell'ordine del posto, fenomeni criminali in crescita a causa della forte crisi economica, come furti e truffe ai danni di persone comuni e che non dispongono di mezzi particolari per difendersi. Una delle strategie possibili può essere quella della prevenzione, ad opera sempre delle forze dell'ordine locali, che, se meglio coadiuvati dai vigili urbani, avrebbero più risorse umane da impiegare in specifici servizi di vigilanza. È anche importante dotare i luoghi pubblici di più telecamere di sicurezza, da installare nei punti strategici della città, che oltre ad essere un buon strumento per le indagini da parte delle forze dell'ordine, fungono soprattutto da un buon deterrente per qualsiasi malintenzionato. È necessario però sensibilizzare anche la cittadinanza ad utilizzare semplici accortezze di difesa, come segnalare eventuali persone sospette, non tenere oro o oggetti preziosi in casa, custodire diligentemente il denaro e le credenziali di utilizzo delle carte di credito. Potranno essere adottate tante altre strategie di sicurezza, da mettere in campo anche con specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione. Analoghe campagne potranno essere messe in atto per contrastare il pericoloso fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dei nostri giovani. Ciò è possibile solo proponendo loro dei modelli di vita alternativi, ispirati a valori più nobili e concretamente perseguibili, come il sano divertimento, lo sport, la cultura, il lavoro, la famiglia e tanto altro. Voglio ribadire la mia forte volontà nell'impegno a favore della legalità. La mia esperienza professionale purtroppo mi insegna che tanti cittadini comuni ogni giorno sono vittime di piccoli e grandi ingiustizie. Esistono leggi che regolano ogni settore della vita sociale e che gli organi preposti al loro rispetto devono conoscere e saper applicare con puntualità e buonsenso.
E grazie a queste leggi i cittadini, senza timore di rivolgersi agli uffici competenti, potranno e verranno stimolati a chiedere in ogni momento e senza nessuno ostruzionismo l'intervento delle autorità a garanzia dei loro diritti. I cittadini chiedono che i loro soldi vengano spesi in modo oculato, con efficienza e garantendo i risultati che ogni buon padre di famiglia raggiunge quando investe per i propri cari. E si aspettano di poter partecipare al processo decisionale attraverso strumenti di democrazia diretta ed alla portata di tutti. In base alle loro aspettative è necessario mettere in pratica idee che abbiano effetti a lungo termine, a favore delle generazioni future, in modo che i giovani di Quartia Greve non siano costretti ad andarsene, ma abbiano il piacere e l'opportunità di vivere questa bellissima città dove sono nati, insieme ai loro genitori, ai loro nonni e ai loro figli. A chi ci dice che la politica è una cosa sporca, abituata a quella politica fatta per conservare la poltrona, rispondiamo che invece per noi è un'attività nobile e di responsabilità, perché ci dà l'onore di rappresentare i cittadini che ci sceglieranno e che serviremo orgogliosamente, con passione ed impegno. Anche per i cittadini disoccupati del comune è possibile fare qualcosa, che siano essi cinquantenni o giovani ragazzi che hanno appena finito gli studi. Oltre ad impiegare più proficuamente le categorie di lavoratori in mobilità o che percepiscono l'indennità di disoccupazione, si rende necessario individuare e conoscere le competenze e le qualità di tutti senza lavoro tramite la raccolta dei curricula. Dovranno essere individuati dei meccanismi trasparenti e meritocratici con i quali possono essere essi stessi impiegati dall'amministrazione comunale nel caso ci sia la necessità di fornire beni e servizi a favore della collettività. Una delle prime cose che faremo è leggere attentamente i bilanci del comune, alla ricerca di modi migliori per ottimizzare le spese correnti e straordinarie. Alcuni comuni italiani hanno recuperato molte risorse da questa attività, fatta semplicemente con il cuore e il buon senso, ed insieme ai cittadini hanno deciso come spendere i risparmi esclusivamente a loro favore, lasciando più soldi nelle tasche delle famiglie. Secondo me tutto ciò è possibile farlo.